la vetrina delle idee. La tua azienda, il tuo negozio, la tua attività sotto i riflettori per parlare direttamente agli ascoltatori, per far conoscere ai consumatori i prodotti, le iniziative, le promozioni, le eccellenze del territorio. Benvenuti alla vetrina delle idee. Questa mattina siamo collegati con un'associazione sindacale che è l'ASPI, infatti Associazione Sindacale Piccoli Proprietari di Immobili, e siamo con il vicepresidente Giorgia Giampietro. Buongiorno Giorgia. Buongiorno, buongiorno Moreno, buongiorno a tutti. Bene, io so che l'ASPI è una delle associazioni sindacali più importanti che ci sono, soprattutto qua nella nostra zona, ma potrei dire anche oltre. Vuoi un po' parlarci dell'ASPI? E soprattutto io so che essere associati bisogna fare una tessera, e mi piacerebbe capire perché io mi devo associare, che sicuramente associandomi avrò dei vantaggi, o no? Ovvio, sicuramente. Intanto vorrei fare un chiarimento in merito a quello che hai detto. L'Associazione Sindacale Proprietari Immobiliari, l'ASPI, è l'associazione più antica. Noi siamo aperti dal 1948, abbiamo oltre 80 sedi in tutta Italia. La sede di Bologna è la sede più importante, anche perché la sede centrale è in via Testoni, ma noi abbiamo 5 sedi sul territorio bolognese, quindi spaziamo da via Emilia Levante a Casalecchio, Borgo Panigale, qui in centro, Imola, e abbiamo personale molto qualificato in tutte le sedi, non solo personale molto preparato, ma personale che lavora con noi tutti da oltre 15 anni, quindi i nostri dipendenti conoscono esattamente tutti i soci per nome, e quindi hanno una certa, i soci sono fidelizzati, cioè ci vogliono bene, sanno che con noi l'ASPI li tutela, e li tutela in tutte le forme per quanto riguarda i loro immobili. Noi abbiamo a Bologna 10.000 famiglie iscritte, sono tutti proprietari immobiliari di 4-5 immobili in su, sono tutte persone mediamente over 65 anni, hanno proprietà immobiliari e hanno problemi sempre più legati alla proprietà. Quindi noi cosa gli offriamo? Perché fare la tessera all'ASPI? Fare la tessera all'ASPI perché l'ASPI fa i tuoi interessi, ti aiuta e ti risolve qualunque tipo di problema. Sia esso un problema legale, che abbiamo oltre 10 avvocati che fanno consulenze gratuite, gli associati ASPI. Quindi chi fa la tessera all'ASPI, tanto quanto costa la tessera? La tessera costa 75 euro l'anno, 65 invece per il rinnovo, o se vieni presentato da un socio ASPI. Quindi con 75 euro l'anno tu puoi venire, prendere un appuntamento ovviamente, e essere ricevuto dagli oltre 10 avvocati, dagli oltre 8, 9, 10 tecnici, quindi tra ingegneri, geometri, architetti. Abbiamo la consulenza fiscale con 2 commercialiste e 2 notai. Ovviamente abbiamo anche consulenza condominiale, qualunque tipo di problema. Se uno ha un problema con il condominio, prende l'appuntamento con uno dei 3 nostri amministratori di condominio. Oppure se hai un problema, non so, hai l'appartamento in affitto e non riesci, non sai come muoverti perché hanno smesso di pagare in questo momento anche faticoso, vieni, l'avvocato gratuitamente ti fa la consulenza, ti dice come ti devi muovere, poi se tu vuoi fare la pratica con il nostro avvocato avrai un prezzo ovviamente calmierato, se no sei libero di muoverti come credi. Quindi qualunque tipo di problema, ci sono dei professionisti molto preparati che sanno darti una risposta. Beh, direi che Giorgia, non è poco quello che hai detto. Quindi il proprietario di un immobile è tra virgolette assicurato da ASPI, nel senso che qualsiasi cosa, un rubinetto, un mattone, la dichiarazione dei redditi. Esatto, cioè noi all'interno abbiamo diversi servizi, oltre alle consulenze gratuite, come ho detto, di tutti i professionisti, abbiamo anche tanti servizi come il servizio dei contratti di locazione. Contratto di locazione vuol dire che quando devi fare un contratto di locazione, sia esso libero
un contratto di locazione a canone concordato, devi fare un calcolo, devi fare una stesura del contratto, devi validarlo, registrarlo, insomma, conteggi dell'Istat, tutto quello che riguarda i contratti di locazione, si prende l'appuntamento in tutte le sedi e il contratto può essere fatto anche nell'immediatezza oppure nel giro di 2 o 3 giorni. Facciamo dichiarazioni dei redditi, siamo specializzati nel quadro fabbricati, ovviamente noi facciamo circa 8.000 dichiarazioni dei redditi l'anno tra 730 e modello unico, ovviamente facciamo l'IMU. Le successioni, se c'è un problema di successione, noi facciamo le successioni qui in sede in via Testoni, ma raccogliamo i documenti in tutte le nostre sedi. Se c'è un problema di cartella pazza, ti arriva una cartella dall'Agenzia delle Entrate, non sai come fare, vieni da noi, siamo noi che andiamo all'Agenzia delle Entrate, siamo noi che ti risolviamo il problema. Ovviamente, oltre a tutto quello che riguarda gli immobili, non poteva mancare l'agenzia immobiliare, perché i nostri soci, avendo immobili, volendo a volte venderli, affittarli o riqualificarli, noi all'interno abbiamo la pietra immobiliare, che è l'agenzia immobiliare che si occupa non solo degli immobili dei nostri soci, ma anche di immobili clienti esterni, e la possibilità di riqualificare, cioè di ristrutturare, perché ovviamente i nostri tecnici, ingegneri, architetti e geometri, se fanno una consulenza e c'è la necessità di avere un'impresa seria, qualificata, che controllo tra parentesi personalmente, per fare dei lavori, sia del 110, sia lavori di ristrutturazione ordinaria, noi siamo in grado di farlo con le imprese associate, con una scontistica riservata solo ai nostri soci del 10%. Beh, posso dire, Giorgia, che sfido chiunque a trovare un consulente, un commercialista che costi meno della tessera dell'ASPI per avere tutto questo. Esatto. All'interno di ASPI abbiamo un servizio che esula dal settore immobiliare, però serve per far sì che i nostri soci possano essere aiutati anche sotto questo punto di vista, che è il servizio di colf, badanti e babysitter, perché ovviamente la colf, la badante e la babysitter viene scelta in autonomia dal socio, però per metterla in regola con buste paghe, contributi eccetera, assunzione, trattamento di fine rapporto, noi facciamo anche questo servizio, abbiamo una persona dedicata che fa solo questo e si occupa di regolamentare un contratto di lavoro con una colf, una badante e una babysitter, anche perché i nostri soci sono over 65, spesso hanno questa necessità e noi cerchiamo di andare incontro in tutte le forme ai nostri soci. Io per questo ho fatto anche diverse convenzioni, perché i nostri soci hanno anche uno sconto importante in base alla necessità. Io ho visto che per esempio i nostri soci avevano bisogno di trovare un'azienda di riferimento per piccole manutenzioni, ti si rompe il rubinetto, devi siliconare la doccia, devi togliere delle piastrelle, cambiare due finestre. Noi abbiamo Ambienta, che è una città all'interno di ASPI, che per le piccole manutenzioni in 24 ore ti risponde, fa il sopralluogo e hai uno sconto tu socio ASPI del 10%. Questo come in altre convenzioni, tipo non so, l'Amplifon, l'apparecchio acustico, Verisure, l'impianto di allarme, ci sono diverse cioè offriamo non solo le consulenze e i servizi utili, ma diamo anche delle possibilità di sconto per utilizzare cose che ruotano comunque sempre intorno alla tua casa. Giorgia, mi viene in mente un film, possiamo dire, quando ti chiamo, sono l'ASPI, risolvo problemi. Infatti è proprio così, quando i soci vengono chiamati da noi, dall'ASPI, perché spesso chiediamo un feedback per capire se sono contenti, se il livello della qualità dei nostri ragazzi anche è all'altezza, quando ricevono la telefonata sono sempre molto, si sentono a casa, si sentono tutelati e si sentono in protezione. Questo è il nostro scopo.
Bene, questo è il momento di rinnovare la tessera, perché con l'anno nuovo bisogna farlo, poi effettivamente 75 per i nuovi, 65 per il rinnovo è veramente irrisorio. Affrettatevi, perché io ho capito che vi occupate di burocrazia, tutti incartamenti, domande, che sono la cosa più difficile, più odiosa da fare. Avere qualcuno che pensa a questo, credo che si faccia dormire sonni tranquilli. Esattamente. Ti ringrazio, Giorgia, do appuntamento all'ASPI e ai nostri ascoltatori ad un'altra puntata. Buongiorno a tutti. A presto. La vetrina delle idee, la tua azienda, il tuo negozio, la tua attività sotto i riflettori, per parlare direttamente agli ascoltatori, per far conoscere ai consumatori i prodotti, le iniziative, le promozioni, le eccellenze del territorio.